Stasera ci prepariamo insieme per andare a cena e poi forse anche per andare in discoteca. Devo ammettere che oggi non è stata proprio una giornata grandiosa, è iniziata con un bel mental breakdown. Ho pianto per un bel po' di ore finché non ho detto ok, non ha alcun senso continuare a piangere, Carlotta stai perdendo tempo. E quindi mi sono alzata e sono andata in palestra. E devo dire che farlo mi ha aiutata tantissimo perché mi sono sfogata. Infatti poi insomma sono stata meglio e vi giuro che una cosa che amo e odio di me è il fatto che io mi viva le emozioni in maniera super amplificata, cioè non riesco a vivermi le cose a metà, o sono bianche o sono nere, e così anche nelle emozioni. Ovviamente questa cosa ha i suoi pro e i suoi contro, perché quando sono felice sono felicissima, perché appunto vivo al 100% ogni emozione, ma quando questa è negativa mi faccio completamente sovrastare da quest'ultima. Però va bene così, cioè alla fine è un mio grandissimo punto di forza, secondo me, ma anche un po' il mio tallone d'Achille. Comunque sia, non pensiamoci, stasera passerò sicuramente una bellissima serata. Per quanto riguarda il make up, non posso fare nulla di elaborato perché non ho tanto tempo, cioè tra 20 minuti devo già uscire, aiuto. È veramente incredibile come io sia sempre, e dico sempre, in ritardo. Andiamo ad utilizzare questo prodottino qui di L'Oreal Paris che vi ho fatto già vedere, il Lumi Glotion. Questo è nella colorazione 904 e lo utilizzo come bronzer. Ha un effetto estremamente luminoso sulla pelle e fa sembrare che io sia decisamente più abbronzata. Lo metto ai laterali del viso e adesso vi faccio vedere la differenza, lato con, lato senza. E visto appunto che non ho tempo di fare un make-up elaborato, lo utilizziamo anche sugli occhi, un po' a mo' di ombretto, così scaldiamo e diamo profondità, e sul naso. Vado sotto la puntina, così la alziamo otticamente, ai lati e anche leggermente sopra la puntina. Ora tampono la spugnetta per togliere gli eccessi e passiamo al blush. Voglio utilizzare lui, di Selena, colorazione Hope. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata che questo è il primo video che registro con le curtain ulteriormente tagliate. In realtà se le faccio belle voluminose posso anche tenerle a mo' di frangetta e mi piacciono un sacco. Adesso andiamo con questi due prodottini che sto utilizzando sempre in ogni mio make-up, quindi lentiggini con il Freckle Maker. Ultimamente per farle trovo che questo metodo sia più comodo e anche più veloce. Disegno le lenticine sul dito e vado a schiaffarmele sul viso. Questo aspetto un pochino prima di sfumarle, così si fissano e rimangono un pochino più scure. E poi appunto questo illuminante di Dior che è pazzesco. Si chiama Forever Glow Maximizer, colorazione rosa. Guardate qua. Per la combo labbra so di essere ripetitiva, ma voglio assolutamente usare di nuovo sto on di MAC perché l'amo, ne sono ossessionata, soprattutto in questo periodo. Infatti dobbiamo farle la punta. Vado a contornarle. Poi dentro tinta 808 di Kylie, ovviamente iconica. E poi come gloss anche questo visto, rivisto, stravisto perché lo sto usando sempre, Cotton Candy di Anastasia Beverly Hills. Cioè, guardate quanto è freddo. E su una combo rosata, secondo me è stata Dio. Manca solo un po' di ciprietta, una sottilissima linea di eyeliner che faccio sempre con Stone di MAC e il mascara, ovviamente. Ok, passiamo all'outfit. Vi direi toppino nero e questa gonna lunga di Zara che ho comprato l'altro giorno, stupenda. Come scarpe, no tacchi, ma le Samba, questa Prada che è comodissima per andare in disco, e come profumo sempre lui, che è bianco latte di Giardini di Toscana. Ci faccio il bagno. Vi aspetto sui G. Ciao!